io ho già detto che reputo il tema dei giovani, delle nuove generazioni, la questione italiana. Il futuro dell'Italia coincide con il futuro delle nuove generazioni. E da questo punto di vista il tema della scuola è fondamentale. Oggi siamo qui di 20 agosto ad aprire la fase dei test per la scuola, perché quando si fanno queste affermazioni poi bisogna essere coerenti e bisogna muoversi per tempo. E sono contento che nella mia regione iniziamo i test sierologici al corpo docente il 20 di agosto con l'apertura prevista il 14 settembre, perché se non c'è questo tempo alle parole non seguono mai i fatti. E quindi anche sulla scuola io rinnovo l'appello al governo, mobilitazione generale di tutte le forze affinché non si perda neanche un'ora di lezione. Già è un problema che io non ho condiviso l'aver costruito un calendario che imporrà a molti istituti di essere chiusi per il referendum alcuni giorni dopo l'apertura delle scuole. Quindi io non do giudizi, io affermo e faccio un appello alla coerenza. Scuole sicure significa fare i test, e noi abbiamo iniziato. Scuole che devono riaprire vuol dire garantire al 100% questa apertura, e il recovery fund, i piani che stiamo preparando come governo dovranno avere le nuove generazioni, la prospettiva che riguarda i giovani come cuore del progetto politico dell'Italia, perché le ragazze e i ragazzi hanno già pagato tanto in questi mesi dal punto di vista formativo, pagheranno per quelli che saranno i problemi del lavoro, ma soprattutto voglio ricordare, il dottor Draghi lo ha detto molto bene l'altro giorno a Rimini, i debiti che noi stiamo facendo li pagheranno loro. E quindi è ovvio che noi dobbiamo avere una buona spesa pubblica e un'attenzione particolare per non creare una generazione di ragazze e di ragazzi escluse dalla possibilità di realizzare la propria vita. E questo lo si fa in tanti modi, anche come stiamo facendo oggi qui nel Lazio, aprire in tempo la stagione dei test. Alle parole, ai proclami, devono sempre seguire la coerenza delle azioni della pubblica amministrazione. Per questo, ripeto, noi iniziamo oggi questi test, per questo, e ringrazio davvero il sistema sanitario regionale, negli aeroporti del Lazio, che sono una delle principali porte per entrare in Italia, dai giorni subito dopo Ferragosto sono attivi i box per fare i tamponi. E questo è uno sforzo immenso degli operatori della sanità, per il quale chiediamo, lo ha detto il dottor Vaia, anche però una responsabilizzazione delle persone. Bisogna tornare a vivere, ma tornare a vivere senza attenzione alle regole significa non avere possibilità di andare avanti. Quindi tre cose semplici: mascherine, distanza di sicurezza e igiene delle mani, non dimentichiamocelo mai, altrimenti davvero si torna indietro. Il Partito Democratico sostiene i candidati presidenti che sono l'unico argine alla vittoria delle destre e garanzia del buon governo. Noi abbiamo visto un dibattito all'interno del Movimento 5 Stelle che rispettiamo, ma noi andremo avanti a combattere con tutti coloro che vogliono governare bene le regioni e non regalarle alla destra di Salvini, e ci metteremo la faccia, e questo credo che sarà utile all'Italia. L'appello che faccio a tutti e a tutti: sostenete queste candidature, agli elettori, ai cittadini, agli imprenditori, ai commercianti, agli artigiani. Io sono contento della coerenza del PD, che sostiene un governo e che nei territori, ripeto, sostiene le uniche candidature in grado di fermare le destre. In questo, da parte nostra, c'è una grande assoluta coerenza. È un appello anche per il voto disgiunto a questo punto, visto che nelle regioni c'è questa possibilità dell'elettorato 5 Stelle? Io credo che nei sistemi maggioritari a turno unico sia logico far prevalere il sostegno all'unica candidatura che può vincere. E le uniche candidature che possono fermare le destre in Italia
sono quelle delle alleanze plurali, civiche, aperte di centrosinistra che sostiene il Partito Democratico. Poi decidono i territori. Sala ha perfettamente ragione su questa intervista. Le alleanze da sempre, noi crediamo, vanno decise comune per comune, regione per regione. E da sempre, anche in questo caso, abbiamo costruito candidature che trovano una forza nei territori. Io ho finito ieri sera con Gianni a Follonica in una grande manifestazione popolare fatta di persone, non di iscritti al partito. E questo deve essere il senso della battaglia. Mancano pochi giorni e io dico mobilitazione generale per sostenere queste candidature, ripeto, unico argine a un ritorno indietro dell'Italia. Però, nei sistemi elettorali a doppio turno si faranno nelle città le scelte che si dovranno fare. Quello che io penso è conosciuto e credo che sia un'opinione di tutto il Partito Democratico. A Roma serve di voltare pagina e di costruire una grande alleanza di rinnovamento e che ridia a Roma quello che merita, e questo non coincide con l'attuale sindacatura, che anzi io credo sia stato il principale problema di Roma in questi ultimi 5 anni.